Recensione di Asus MemoPad Full HD 10, ovvero il tablet con schermo Full HD prodotto da Asus, in vendita a soli 329 euro. Un saluto a tutti i lettori di AndroidWorld.it. Oggi recensiamo Asus MemoPad FHD 10, dove FHD sta per Full HD. Questa è la confezione, è curiosa la sua forma. Qui avete visto questo adesivo che ci ricorda che è disponibile in rosa, bianco e blu, nonostante che l'indicazione sia blu, poi il tablet è bianco, ma questo perché è un sample di prova. Dentro abbiamo qualche piccolo manuale, un cavo USB, micro USB e l'alimentatore italiano. Questo è tutto, non c'è nessun'altra sorpresa particolare. C'era ovviamente anche il tablet che ho già rimosso dalla confezione e che adesso porto qui davanti allo schermo. Avviciniamoci un attimo, eccolo qua, questo è MemoPad Full HD 10. Qualche dettaglio tecnico su questo tablet: lo schermo è ovviamente da 10 pollici e 1, con risoluzione 1920x1200 pixel, quindi oltre la risoluzione del Full HD, questa è ovviamente una risoluzione che abbiamo già visto sui tablet. Quindi Full HD, IPS, IPS ovviamente è il tipo di schermo. Abbiamo un processore particolare che non si vede spesso sui tablet, ma che Asus ha abbracciato più volte negli ultimi tempi. È un Intel Atom, questa è l'ultima versione, dual core Z2560, dual core da 1.6 GHz. La GPU è una PowerVR SGX 544MP, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, espandibili tramite una micro SD. Questa è la versione solo Wi-Fi, è presente anche una versione 3G LTE. Non è presente NFC, non è presente ovviamente la radio, è presente invece il GPS, il Wi-Fi e anche chiaramente il Bluetooth. È presente una fotocamera da 5 megapixel senza LED flash, e che registra video anche in Full HD, e davanti una da 1.2 megapixel. Per quanto riguarda il punto di vista costruttivo, qui abbiamo un doppio speaker, qui di lato abbiamo uno slot micro SD, una porta mini HDMI, una porta micro USB che fa sia scambio dati che ricarica, quindi è stato abbandonato un connettore proprietario in favore della micro USB. Abbiamo poi il bilanciere del volume, il jack audio da 3.5 e qua sopra di qua il tasto di accensione. Andiamo a sbloccare il dispositivo, eccolo qua, questo è lo schermo Full HD, o meglio oltre il Full HD abbiamo i widget nella schermata di blocco, qui sotto abbiamo Google Now, qui abbiamo la barra delle notifiche diciamo avanzata di Asus, e andiamo a sbloccare. Questo è lo schermo, abbiamo detto è un Full HD. Cosa penso di questo schermo? Penso che la risoluzione sia diciamo più che adeguata e che probabilmente dovrebbe ormai diventare piano piano sempre più uno standard, ma insomma non necessariamente, ma sarebbe molto gradito se diventasse uno standard. Il punto è che non è secondo me così luminoso, i colori sono un po' spenti secondo me, e la regolazione della luminosità automatica non funziona molto bene. Vediamo adesso di attivarla. Si va a scurire veramente tantissimo, a favore magari del risparmio energetico, ma vi capiterà di usarlo quasi sempre così, al massimo della luminosità, che comunque non sarà accecante. Uno schermo comunque nel complesso abbastanza buono, gli angoli di visione non sono male, si riesce a vedere da quasi tutte le angolazioni, a parte ovviamente i riflessi che ci sono quando eseguo questa operazione. Se lo schermo si volesse ruotare, grazie. Come al solito abbiamo un'interfaccia personalizzata da Asus in modo abbastanza discreto e che aggiunge delle funzionalità solitamente abbastanza utili. Cominciamo dalla barra delle notifiche, in cui abbiamo questi toggle qui personalizzati, abbiamo la possibilità di vedere qual è l'utente che stiamo utilizzando in questo momento, la barra della luminosità, questi toggle che possono essere riordinati, impostazioni della Wi-Fi, impostazioni audio, mirroring video, questo qua. Impostazioni audio, voglio farvi notare soltanto che ancora c'è scritto musicae invece che musica, ormai da un paio d'anni. Tasto per andare nelle impostazioni,
Ecco qua l'impostazione, abbiamo impostazioni personalizzate di Asus 0, anche qui non si capisce i traduttori da quanto tempo esattamente siano in vacanza. Qui abbiamo questa interface setting, qui abbiamo impostazioni rapide Asus, che ora vi farò vedere. Se infatti andiamo nella schermata principale, tenendo premuto il tasto Home, ecco qua, accediamo a questa ghiera dove abbiamo queste 5 app personalizzabili andando qui appunto nelle impostazioni e possiamo sceglierle, vedete? Se per esempio la calcolatrice ci sembra inutile, la possiamo levare, ci possiamo mettere il dizionario istantaneo. Voglio fare una prova, vediamo se ce ne stanno più di 5. No, ok. E posso accedervi rapidamente. Ho poi Google Now, ho poi il blocco schermo, la ricerca vocale, le impostazioni che abbiamo appena visto e tutte le applicazioni, che onestamente non capisco bene se devo tenere premuto e andare qui, che fatica mi faccia a premere direttamente qui. Comunque è un buon modo per ampliare Google Now, quindi oltre a Google Now, che ovviamente è presente facendo così, abbiamo anche qualche altra opzione che fa sempre comodo, soprattutto perché è accessibile da qualsiasi punto della schermata, da qualsiasi applicazione. Sempre da qualsiasi applicazione è possibile accedere a queste, che sono le app flottanti, mini app, chiamatele come volete. Posso aprirle appunto in una finestra, quindi apro la calcolatrice e apro anche la bussola perché non vedevo l'ora di scoprire dove era il nord. Non sono ridimensionabili, si possono solo chiudere oppure possiamo andare all'applicazione completa. Funzionano abbastanza bene, sono abbastanza fluide e posso anche aggiungere qualsiasi widget, per esempio ho creato la mini app con il widget di Yahoo Meteo. È strano che non siano ridimensionabili perché alla fine il widget lo sarebbe, quindi. Però insomma, questo è. Premendo qua possiamo scegliere cosa rimuovere, riordinarle, eccetera, eccetera. In generale avete visto che il sistema è abbastanza fluido, è più fluido degli altri prodotti Intel che avevo provato finora, tutti quelli Intel single core, questo dual core Intel Atom fa molto meglio il suo lavoro. L'interfaccia non è totalmente esente da micro scatti, gli scatti ci sono, c'è ancora un po' di lavoro da fare, ma secondo me rispetto al passato questo è molto 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 più accettabile di quello che avevo visto in passato dai processori Intel, quindi qui secondo me possiamo abbastanza passarci sopra. Dal pannello delle notifiche abbiamo la possibilità di aprire direttamente l'archivio esterno, ovvero la micro SD. Qualcuno mi ha chiesto del USB host, non è una prova che faccio molto spesso, ma siccome qui abbiamo la possibilità di vederlo direttamente nella barra delle notifiche, lo facciamo. Anche qui disinstalla. Io direi che i traduttori dovrebbero essere sostituiti. Ho disinstallato la chiavetta. Mi avvicino ancora un po'. Ok. Andiamo avanti con la prova delle applicazioni. Iniziamo con il browser stock. Questa è la tastiera virtuale di Asus con i numeri in prima funzione, che purtroppo non ha la vibrazione. Questo perché il tablet non ha la vibrazione. La vibrazione, secondo me, in certe cose serve, in certe cose tipo questa può servire. Vedete come il sito venga aperto in modalità full e come sia presente questa comodissima. Questo comodissimo aggancio qui di lato da cui trascinare tutto. Non è possibile fare il pinch to zoom, quindi andiamo su The Verge per mettere veramente sottotolto il tablet. Comunque, il browser che si comporta bene. È presente anche già preinstallato Chrome, dipende un po' dalle vostre preferenze. Secondo me ancora il browser stock fa un pochino meglio. Ok, eccolo qua, già caricato in versione full. Sta continuando a scaricare qua sotto le immagini. Aspettiamo, ho aperto un altro articolo, non so neanche io bene perché. Doppio tap. Direi che la navigazione è molto soddisfacente. Devo dire che da solo questo a volte vale la differenza rispetto ad altri. Ad altri browser che ci sono in giro. Continuiamo il tour delle applicazioni. Asus ha installato veramente tanta roba. Abbiamo questo AOL AO Link che gestisce sia i contenuti interni, sia i dispositivi DLNA e sia i dispositivi sul cloud di Asus. Poi abbiamo
Asus Backup per effettuare backup di applicazioni e anche dei loro dati, AppLocker per impostare una password all'apertura di certe applicazioni, abbiamo Asus Artist che permette di disegnare dei biglietti artistici, eccoli qua. Questi sono i tool con cui è possibile. Non vuole fare il punto. Non sono esattamente i tool professionali che potreste immaginarvi, anche perché questo tablet non è pensato per essere usato con una sua penna, quindi insomma, però si comporta abbastanza bene. Asus Splendid permette di configurare la temperatura e i colori dello schermo, abilitando i colori vivaci. Abbiamo detto che lo schermo sembrava un po' spento. Onestamente, su questo dispositivo, più che su altri, veramente la differenza è quasi impercettibile. La temperatura, ma secondo me questa non andrebbe toccata, andrebbe lasciata nel mezzo. Il miglioramento che si può gestire soltanto se la modalità vivace viene spenta. La possiamo anche lasciare accesa, ma le differenze non sono poi questo granché. Abbiamo Asus Story e Asus Studio, ovvero due software per gestire le nostre raccolte di foto, una to-do list, l'Audio Wizard l'abbiamo già visto, BuzzBud è un software per gestire i social network. Abbiamo poi il dizionario istantaneo, possiamo provarlo perché si attiva anche direttamente dalla barra delle notifiche, si posiziona su di un lato. Ops, non l'avevo ancora usato su questo. Chiedo venia. Ok, per esempio. No, non volevo trascinare te, volevo trascinare questo. Ok. Va a pescare il testo che abbiamo appena selezionato e ce lo traduce in italiano. Eccolo qua. A parte qualche parola che non capisco perché non l'abbia tradotto, comunque ha tradotto in italiano e lo può anche, ops, leggere. Dizionario istantaneo che la trovo un'invenzione, se così vogliamo dire, molto comoda, perché va un po' a sopperire alla fine. Quando vogliamo tradurre, di solitamente può essere che vogliamo tradurre da un sito, o magari vogliamo anche soltanto un termine. Funziona anche nel lettore di ebook. Questa è la fotocamera. Fotocamera abbiamo detto 5 megapixel con registrazione video in Full HD. Molto veloce lo scatto. Veloce, ora molto veloce, non esageriamo. Come vengono le foto? Allora, dall'anteprima sembrano tutte veramente abbastanza brutte. Questo è un peccato perché solitamente è esattamente il contrario. Quelle con una discreta luce si difendono, hanno un buon numero di dettagli. Asus ha sempre messo le fotocamere abbastanza buone. Con scarsa luminosità, però, entriamo in un mondo un po' buio, appunto, scusate il giro di parole. In un mondo un po' buio e devo dire. C'è troppo 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 rumore. I video anche non mi hanno convinto perché nonostante siano girati a 1080p hanno dei cali di frame rate stranissimi che non sono veramente giustificabili. Quando ci si muove a volte il video rallenta e va un pochino a scatti. Ok, poi abbiamo il gestore file, abbiamo la galleria che adesso andiamo ad aprire per testare i video. Testare i video che stanno in video. Questo è l'MKV. Gira bene, ma non ha audio. Andiamo a prendere l'MP4 in Full HD. Vedete che anche mettendolo diritto ci sono abbastanza riflessi. Questa è un'altra cosa dello schermo. C'è anche da dire che la luce in questo momento non è ottima, però comunque sì, posso garantirvi che riflette abbastanza. Questo è un DivX che però stranamente non si vuole riprodurre, quindi questo Intel casca su questo punto, sulla riproduzione dei filmati in formato DivX. È un vero peccato. My Library, quindi la propria libreria personale. Andiamo su Play Music, che è il player preinstallato per testare la potenza dell'audio.
Allora, l'audio è altissimo, io non ho neanche provato a parlarci sopra perché è veramente uno dei volumi più alti che abbia mai sentito. Non ho qui un HTC One, ma secondo me potrebbe quasi superarlo, nonostante gli speaker siano posti dietro. Ora, anzi, voglio farvi sentire un'altra cosa. Vedete come non ci sia praticamente nessuna differenza fra alzare o tenere appoggiato il tablet su un piano, quindi il suono non viene attutito se viene appoggiato su di un piano rigido. Cos'altro abbiamo? Abbiamo sticky memo, quindi delle piccole note, abbiamo il risparmio di energia, quindi adesso abbiamo messo in modalità ottimizzata ASUS, vabbè, posso anche spengerlo per farvi vedere il sistema in tutte le sue prestazioni al massimo, ma comunque non sono assenti dei microscatti anche in quell'altra modalità. Quindi, vabbè, continuiamo la recensione senza, ma insomma non cambia poi granché. Quindi Sticky Memo Super Note Lite, e vi faccio vedere il Riptide GP2, che funziona, devo dire, bene. Quindi questo Intel si difende anche nei giochi. La risoluzione è molto alta, la prima volta che ho aperto Riptide GP2 però ho pensato che non fosse poi così alta. Questo perché alla fine comunque la densità per pollice non è altissima, perché sul tablet ovviamente, essendo lo schermo più grande, se la matematica non è un'opinione, servono risoluzioni ancora più alte di questa. Per questo io vorrei che questa risoluzione del Full HD diventasse in qualche modo uno standard, perché c'è bisogno di questo e anche altro. Scusatemi, ma cioè fare davanti alla videocamera è veramente un'impresa. Bene. Direi che è un'impresa che è finita in modo catastrofico. Allora, questo tablet 10 pollici è praticamente adesso un prodotto che vive quasi da solo, perché la concorrenza è veramente poca. Sì, è presente il tablet di Samsung, che però noi non l'abbiamo ancora provato. È veramente un buon prodotto che non ha grossi problemi, che ha un prezzo decisamente abbordabile per essere un tablet da 10 pollici. Ha tanti software utili, ha un design niente male, una buona autonomia, questo non ho parlato, ha veramente una buona autonomia. Una fotocamera, diciamo, almeno sufficiente. È uno schermo comunque nella media, non vi fate ingannare da quello che ho detto, non voglio smontare lo schermo, è comunque un buono schermo, ci sono tanti altri concorrenti che fanno decisamente peggio. Sì, quello che voglio dire è che si può fare ancora un po' meglio da quel punto di vista. Per questa recensione di Asus MemoPad Full HD 10 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.